in piazza Plebiscito con Alessandro, che sta partecipando alla protesta dei tassisti qui contro le misure del governo. Quali sono esattamente le cose che chiedete al governo e alla regione in questa fase? Attualmente, in una fase difficile come questa che stiamo passando, dopo circa 8 mesi di una crisi dove veramente non riusciamo più a mettere nemmeno il carburante nelle nostre autovetture e a garantire quindi quello che è il servizio taxi, stiamo chiedendo agli organi competenti di essere molto più presenti, dandoci degli aiuti concreti che non si fermino soltanto a quella che è l'idea di una cassa integrazione, che già in passato è tardata ad arrivare, se si pensa che comunque qui tra noi ci sono colleghi che hanno aspettato la loro cassa integrazione, ovvero quella di marzo ad aprile, è arrivata soltanto negli ultimi mesi, ovvero tra settembre e i primi di ottobre. Quindi sembra un qualche cosa che realmente non voglia aiutare la categoria, ma che la voglia far rimanere ferma in questo stato di cose. Quello che chiediamo noi è un sussidio ulteriore a questa cassa integrazione che ci possa permettere di andare avanti con il nostro lavoro in maniera dignitosa. Ci sta anche un altro punto, che potrebbe essere quello dell'affiancamento al trasporto pubblico di linea da parte di noi tassisti, visto che offriamo questo servizio per gli spostamenti in città. Come sareste pronti a dare una mano alle scuole, a chi insomma ha bisogno di muoversi? Nel momento in cui ci metteranno in grado di poter far sì che il servizio taxi affianchi anche il trasporto pubblico di linea, noi potremo scendere tranquillamente in campo con le dovute modalità che verranno poi illustrate.